Si chiama NFC ed è una tecnologia innovativa che permette di ricevere sul proprio telefono cellulare in pochi secondi tutte le informazioni utili sulle opere esposte all'interno dei musei. Un sistema all'avanguardia che da domani arriva ai Musei Capitolini, primo in Italia a dotarsi di questa tecnologia. Semplicissimo il funzionamento. Su oltre 300 opere distribuite tra il Palazzo Nuovo, quello dei Conservatori e la Pinacoteca, sono state poste delle tag, ovvero targhette in plastica contenenti informazioni a loro volta memorizzate in un server. Per leggere direttamente tutte le schede descrittive, basterà avvicinare il telefonino alla targhetta e dopo pochi secondi la descrizione apparirà sul display. E secondo me è declinare nella maniera più che perfetta l'antico, l'antichissimo, con il nuovo. Quindi mettere insieme le opere d'arte, fare in modo che le nuove tecnologie, come questo telefonino, possa, applicando materialmente il telefonino sull'oggetto, spiegare in tutte le lingue, in realtà in italiano e in inglese, ma stiamo lavorando per l'arabo, stiamo lavorando per il francese, lo spagnolo, eccetera, eccetera. Questo dà la sensazione di come il tempo sia passato, di come di questi 3.000 anni e qualcosa di più siano una grande parentesi che iniziano nel mondo romano e non si chiudono, ma si apostrofano nel terzo millennio. I visitatori forniti di uno smartphone dotato di tecnologia NFC potranno utilizzare il proprio apparecchio. Per chi invece ne fosse sprovvisto, niente paura, ci pensano i Musei Capitolini, mettendo a disposizione 200 telefonini che si potranno ritirare direttamente in biglietteria. Un servizio all'avanguardia, completamente gratuito, con cui i Musei Capitolini mirano a diventare davvero alla portata di tutti, adulti e giovani. Ma oggi giornata di grandi novità, arriva infatti in prestito Apoxiomenos, la testa in bronzo appartenente alla figura di un atleta che si deterge il corpo dall'olio e dal sudore dopo l'esercizio ginnico utilizzando una raschietta. È un giorno importante perché arriva l'Apoxiomenos, che è un prestito importante che abbiamo ricevuto e che abbiamo voluto portare in questo giorno per segnare davvero per noi una festa. Festeggiamo con un nuovo sistema di fruizione, ma anche con qualche opera in più, con uno scambio che oramai facciamo frequentemente anche con gli altri musei del mondo, oramai siamo interlocutori del mondo.